Bene a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e benvenuti in questo gameplay che voglio proporvi di Fable Anniversary. Questo titolo praticamente è il primo Fable uscito per la primissima Xbox, che è stato totalmente rifatto in alta definizione con aggiunta dei piccoli bonus. E niente, questo gioco a me è piaciuto un casino, ho fatto anche l'unboxing, ma ai tempi è stato il primo gioco che io acquistai quando comprai appunto la prima Xbox. Quindi andiamo subito a cominciare questa avventura. Ok, allora vediamo, non so se mi ricordo. Se mi ricordo tutte le cose, vabbè, facciamo una bella nuova partita. Ok. Ok, qua eventualmente ve lo mettete in pausa e ve lo leggete voi, anche perché io quando so che devo leggere in diretta faccio sempre dei errori del cazzo. Ok, non sto sbraitando perché sono tipo le 3 del mattino. Quindi nel profondo della foresta di Albion si trovava il villaggio di Oakvale, immutato nel tempo e non corrotto dalla spada. Qui viveva un ragazzo con la sua famiglia. Un ragazzo con un grande sogno: diventare un eroe. Si immaginava come un nobile cavaliere, oppure come un potente mago. Altre volte sognava di diventare un guerriero malvagio. Ma fra tutti questi sogni di grandezza, non poteva avere idea di quale glorioso destino lo attendesse. Forza, sveglia. Sognavi, vero? Sempre con la testa fra le nuvole, proprio come tua madre. Allora, andrai a cercare tua sorella? È fuori che gioca vicino al cancello per i campi dei tumuli. Non le hai ancora dato il suo regalo di compleanno? Non dirmi che te ne sei dimenticato. Beh, figliolo, stavolta dovrai cavartela da solo. Facciamo così. Ti darò una moneta d'oro per ogni buona azione che farai a Oakvale. Dovrebbe bastare per comprarle un regalo. Adesso muoviti e tieniti lontano dai guai. Eccoci qua, allora. Ah, ok, dobbiamo parlare con le persone contrassegnate sulla mappa. Da un punto verde. Hanno qualcosa di interessante da dirti. Quando ti avvicinerai a loro, si illuminerà di verde. Premi per continuare. Ok. Ok, cavolo, no, devo dire la verità che è stato veramente rimasterizzato veramente bene. Ehi, tu, bambino. Amico. Ho perso Rosy. Non ricordo dove l'ho lasciata. Ok, chi è Rosy? Non riesco a trovarla. Oggi dovevo cambiarle il vestitino. Ti prego, aiutami. Ok. È un'adorabile bambola di peluche con una toppa sulla schiena. Ok. Ok, troviamo la bambolina. Aspetta. Ok ragazzi, adesso io... Vabbè, forse magari l'inizio può sembrare un po' noioso per alcuni, però più avanti diventa veramente favoloso. Ok, adesso diamogli una mano a cercare la bambolina. La bambolina... E se tua moglie ci scopre? Porcelli. Ok, qua non c'è niente. Non riesco a smettere di pensarti. Ah, ok, così si corre. Scusate, Io so che da qualche parte sta bambolina. Eppure so che era qua da qualche parte.
Vediamo un po'. Scusatemi. Toglietevi. Seriamente, dov'è quel buono a nulla di mio marito? Oh cavolo. Ma qua sto andando un po' troppo fuori, però. Ok, lì c'è mia sorella. Dai, non penso che quella bambina è arrivata fino a qua a lasciare la bambola, cavolo. Dove sei? Dov'è quello sfaccendato di mio marito? Sta con un'altra femmina. Con qualche donna, senza dubbio. Porto avanti la sua casa, cresco i suoi figli. E cosa ricevo in cambio? Niente. Se lo vedi in giro, me lo dici, vero? Io l'ho visto. Certo. Sai dov'è? Bene, vado e lo faccio diventare cibo per polverini. Ok. Grazie per avermelo detto, prego. Ragazzo. Poveraccio. Ok, ho compiuto una missione. Perfetto. Adesso però io devo cercare. Oh cazzo, l'ho incazzato come una bestia. Che cavolo è? Oh, grazie al cielo. Potresti farmi un favore? Devo espletare una funzione fisiologica. Resta qui a dare un'occhiata alla merce, bravo ragazzo. Ok. Va bene. Rimani in mezzo a queste due pile e non muoverti. Quando tornerò, metterò una buona parola per te. Ok. D'accordo. Perfetto. Mio cugino ha detto che i barili di quel magazzino contengono alcuni oggetti interessanti. Presto, mentre è via, apri i suoi barili e guarda cosa c'è dentro. A meno che tu abbia troppa paura o che tu sia una ragazzetta senza coraggio. Forza, andiamo a divertirci un po'. Ma non rompere le palle, vai fuori dalle... Pensi di rimanertene lì come uno stoccafisso? Sì, sì, sì. Ma essere buoni è così noioso. E via. Preferiresti fare a pezzi le cose? No, non voglio fare a pezzi niente, vai via. Andiamo, c'è ancora tempo prima che ritorni. Ti spacco la faccia se non te ne vai. Non sei affatto divertente. E chi se ne frega? Vattene. Vattene. Ti prendo a pedate. Bussa via. Bene, fai pure la tua buona azione. Brutto barattolo. Guarda lì, nanerottolo col panzone. Trippone. Eccellente. Grazie ragazzo, mi hai fatto un gran favore. Prego, prego. Devo comprare il regalo a mia sorella. Riferirò a tuo padre che sei stato davvero un bravo guardiano. Perfetto. Ok, però adesso io devo trovare la bamboletta di quella povera bambina. Porca miseria. Oh oh. No, no, via via. Porca miseria. Non trovo la tua bambola, cavolo. Ti prego, trova la mia piccola orsacchiotta. E se mi dici dove l'hai lasciata, porca miseria. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma posso entrare? Sei uno sporco maiale. Cazzo, sentila. Posso spiegarti tu? Oh madonna, qui siamo si mettono. Non insultare oltre la mia intelligenza. Mia madre aveva ragione su di te. Non stavamo facendo niente, lo giuro. Io me ne vado. Se credi che me ne starò qui a cucinare, pulire per te mentre tu sei in giro a divertirti. Oh cazzo, l'ho sputtanato. Ehi papi,
Dammi i soldi. Ben fatto, ragazzo. Ecco la tua ricompensa. Allora, hai abbastanza denaro per comprare un regalo a Teresa? Ok. Ok, dovremmo avere abbastanza denaro adesso, però... Oggetti davvero incantevoli. Salve ragazzo, sono un mercante e sì, mi piace andare in giro per il mondo a comprare e vendere oggetti, specie a gente raffinata come te. Una ragazzina mi ha detto che hai una sorella e che è il suo compleanno. Sì. E pare che tu non le abbia ancora preso un regalo. No. Ho proprio qui una bella scatola di dolci. Sicuramente tua sorella li gradirà. Ti costeranno solo 3 pezzi d'oro. Mi spiace, figliolo, ma sembra che tu non abbia abbastanza soldi. Per solo 3 pezzi d'oro tua sorella avrà ciò che desidera. Ricorda che tuo padre ti darà del denaro se sentirà dei buoni commenti su di te. Ok, mi manca ancora una moneta. È tutto suo padre. Scusatemi. Salve. Devo trovare quella bambola. Porca miseria, non mi ricordo dov'era. Dove l'hai messa la tua bambola? Porca vacca. Piccolo sciocco. Aiutatemi, vi prego. Se ne va in giro per la città a prendersela con tutti quelli più piccoli di... Ma tu sembri forte. Scommetto che potresti spaventarlo una volta per tutti. Per attaccare un personaggio neutrale devi bloccare la mira su di lui. Ok. Cosa stai facendo? Toh. Mi dispiace, lo lascerò in pace, ma per favore, perché... non picchiarmi più. Vattene, perché sennò ti prendo a sberlottoni. Grazie, lo hai fermato in tempo. Grazie ancora. Ecco, ti affido Rosy, con te sarà al sicuro. L'ho trovata. E vai. Dove sei, bambina? Bambina. Ho trovato Rosy. Vieni qua. Hai trovato Rosy? Certo, certo. Grazie mille. Niente, figurati. Rosy, dobbiamo cambiarti i vestiti. Ok. Perfetto. Ora posso tornare dal mio babbo. Così posso comprare la scatola di dolci per la sorellina. Babbo. Ben fatto, ragazzo. Ecco la tua ricompensa per quelle buone azioni. Beh, credo tu ne abbia abbastanza. Certo, ora sì. Perfetto. E tu? Sei fortunato. Non ho ancora venduto i dolci. Sarà meglio per te. Ti togli i baffi, sai. Per solo 3 pezzi d'oro saranno tuoi. Ecco, ragazzo. Fai gli auguri di buon compleanno a tua sorella. Grazie, anche grazie. Da parte mia. Guardate che bella scatola di dolci. Qui trovi la merce più varia. Cavolo. Hanno fatto continua un bel lavoro. Continua così, ragazzo. Grazie. No, ma che figata. Quanto mi mancava sto gioco. Cioè, pensate che ero andato per acquistare Thief per PC quando ho visto questo capolavoro e... Vabbè, ragazzi, da buon fan. Ciao, fratellino. Ciao. Spero che tu non ti sia dimenticato che giorno è oggi come l'anno scorso. No. Mi dispiace di averti svegliato la notte scorsa. Ho avuto un altro di quegli incubi. Mi trovavo in un campo e all'improvviso è successo qualcosa. Ma non riesco a ricordare cosa. Ma non preoccuparti, sto ancora aspettando il mio regalo. Il tuo regalo è questo? Sapevo che mi avresti portato dei cioccolatini, proprio come nel mio sogno.
Okay. Avanti, andiamo a casa. Mamma sarà di ritorno a momenti per la mia festa. Ok. Torniamo a casa. Aspettate, c'è qualcosa che non va. Banditi! Sta succedendo veramente. Sono qui. Devi nasconderti. Oh no. È uno. Il male era giunto a Oakvale. Banditi con torce e spade si aggiravano pronti a uccidere e bruciare. Fiamme rosso sangue illuminarono la notte. Gli abitanti del villaggio imploravano pietà. Ben presto i cadaveri riempirono le strade. I razziatori raggiunsero l'ultima casa, dimora di un ragazzino e della sua famiglia. Per loro avevano compiuto quel massacro. Il padre si batté per difendere la propria famiglia, ma non era un guerriero e cadde ferito a morte. I banditi misero a soqquadro la casa senza trovare il ragazzino. Nonostante le torture e le minacce, la madre e la sorella mantennero il segreto e vennero rapite. Dai boschi circostanti, il ragazzino vide la sua famiglia distrutta e tutta la sua vita ridotta in fumo. Era solo. Ok, cavolo. È veramente una brutta storia questa. Vedete che adesso comincia a diventare abbastanza... crudo come... Dobbiamo andarcene. Non è sicuro qui. Sono tutti morti. Tu non vuoi raggiungerli, vero? Allora, dammi una mano. Wow. Teletrasportami, Spock. Ok ragazzi, io diciamo che questo gameplay può finire qua, questi primi diciamo 20 minuti, circa 20 minuti scarsi di gameplay. Io spero che vi sia piaciuto e... Aspettate, pensavo proprio che avessi un po' più di fegato. Andiamo. Ragazzo, risparmiati. Non devi combattere contro di me. Forse non te ne sei accorto, ma ti ho appena salvato la vita. Non c'è più niente per te a Oakvale. E se non te ne vai subito, farai una brutta fine. Vieni con me. Mi chiamo Dedalo. Sono il capo della Gilda degli Eroi. Ne avrai sentito parlare? Non troverai posto più sicuro in tutta Albion, né una dimora migliore. Se cerchi vendetta, ti servirà l'addestramento che solo noi possiamo offrirti. Ok, aspettate, finisco questo filmato. Ti poi presenterò al maestro della Gilda. Vi sarà saluto la tua di nuovo. Guida d'ora in avanti. Non mi ricordavo più che c'era questo piccolo pezzo dove non potevo prendere il controllo
Ho un nuovo studente per te. Mettilo nel dormitorio di sopra con la ragazza. Non sembri affatto un eroe. Ma Dedalo non è uno sciocco. Almeno credo. Bene, seguimi. Dividerai questa stanza con Sussurro, uno dei nostri allievi più promettenti. Al momento sta giocando nel bosco, ma la incontrerai domattina. Adesso però faresti meglio a riposare. Domani inizia l'addestramento. Su, non piangere. È ora di svegliarsi. Devi essere il mio nuovo compagno di camera. Ti facevo più alto. Il mio nome è Sussurro. E sono qui già da un mese. Finora ero in camera da sola. Ma non importa. Sai che parli nel sonno? Devi aver fatto un incubo spaventoso. È comune nella prima settimana. Qualcuno non resiste proprio. Nemmeno tu se non ti dai una mossa. Il maestro della Gilda ci aspetta nella sala della mappa. Non vorrai far tardi il primo giorno. Seguimi. Ok, aspettate perché non riesco a prendere il controllo. Il maestro della Gilda si sarà stancato di aspettarti. Forse è nel campo di addestramento dall'altra parte del fiume. Andiamo. Ok ragazzi, finalmente sono riuscito a riprendere il controllo del mio personaggio e questo gameplay adesso veramente finisce qui, dopo circa 22 minuti. E niente, spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere che orientamento volete che io gli do a questo personaggio, se buono o se cattivo. Magari lo metterò in descrizione sotto, in modo che votate, almeno i prossimi gameplay vedrò di farlo così. Niente, spero che vi sia piaciuto e vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao da Genetic DNA.